La guerra infinita l'ho usata io nel Ah, primo sì. libro che ho scritto Sì. e che ho intitolato La guerra infinita, perché avevo capito quello che stava succedendo. La gran parte della gente non può sapere nulla di tutto ciò perché semplicemente non glielo dice nessuno. Tutto ciò che viene loro detto è falso. Ma per milioni di persone non c'è nessuna possibilità di uscire da questo rumore di fondo, perché non sanno che cosa c'è fuori. Non è che la gente non vuole sapere, solo uno che sa qual è l'alternativa. A, B, C, allora può dire mi piace A e B e C non ci sono, ma se non c'è alternativa, se vede solo un mondo, come fa a decidere? E se non chiede qualche cosa, non è perché non vuole, è semplicemente perché non sa. Quindi tenetelo presente, perché voi siete un'isola, in un grande mare di gente che non sa nulla. E quindi dovrete avere la pazienza e i saggi, che è quella di spiegare. Una volta non basta. Non basterà, due neanche, tre neanche, perché la terza volta diranno che siete dei matti, che siete della gente che è fuori di testa, dei complottisti, eccetera, eccetera. Noi viviamo in un mondo malato e quelli che sono attorno a voi sono in gran parte malati. Quando accadranno le cose di cui stiamo parlando adesso e stanno già accadendo, noi ci troveremo di fronte a un immenso mare di incredulità, di paura, di incertezze, di gente che non sa cosa fare, di gente che non ha la minima idea di come possa salvarsi. Dobbiamo sapere che le cose che accadranno, accadranno in questo contesto, non in un contesto di liberazione dei pensieri. La liberazione avverrà dopo, quando la gente si scontrerà col dramma. Quindi veniamo all'Ucraina. Cosa sa la gente? Non sanno nulla di ciò che è accaduto, ma proprio nulla. La gran parte della gente intorno a noi pensa ancora che Putin ha invaso l'Ucraina. La gente non sa perché è accaduto il colpo di Stato, anzi non sa neanche che c'è Che stato c'è un colpo stato di un colpo di Stato. Stato. In Ucraina nel febbraio del 2014, cioè 5 anni fa, circa c'è stato un colpo di Stato. Fatto da chi? Nessuno sa. Nessuno sa neanche che i colpi di Stato si organizzano. Nessuno sa che certi movimenti che appaiono all'improvviso, creare un movimento è una cosa molto difficile. E come mai? Cioè, improvvisamente esce fuori un movimento Extinction Rebellion. Improvvisamente esce fuori un'organizzazione che avrebbe 80 posti di comando o di direzione. Da dove sono usciti questi signori? Come mai improvvisamente emergono? Chi è che li ha fatti muovere? Non ce ne eravamo accorti prima. Come mai succedono queste cose? E questo ha a che fare con tutto questo discorso che facciamo stasera, perché ci sono potenti forze che dispongono di grandi quantità di denaro, che hanno intelligenti intelligenze, che sanno prevedere il comportamento della gente, perché hanno a disposizione i dati che noi non abbiamo. Loro sanno in anticipo cosa noi pensiamo. E lo sanno per ragioni statistiche, non perché sono dei geni, semplicemente perché hanno accumulato una grande quantità di dati che noi gli abbiamo regalato senza sapere, e con questi dati loro li mettono teoricamente in un computer, li fanno lavorare e questi dati dicono: la gente preferisce questo, 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 la gente è sensibile a questo, questo e questo. Se la statistica è buona, e la statistica è sempre buona, perché ti dà un risultato generale, loro diranno: se io toccherò quel tasto lì avrò una reazione così, se io tocco un altro tasto avrò un'altra reazione. Ecco che loro sono in grado di prevedere le reazioni e quindi sono in grado di produrre queste reazioni, perché sono le stesse persone che hanno in mano tutti i più importanti sistemi di comunicazione. Elementare, direbbe Watson. È così che funziona. Ed è in questa società che voi siete nati. La differenza tra voi e i vostri padri è che i vostri padri sono nati in una società diversa. Vuol dire anche che ciò che è accaduto tra i vostri padri e voi è un cambio umano. La politica di 25 anni fa era un'altra cosa. Voi siete quelli più in grado di capirla, perché siete già dentro in qualche misura, non conoscete i meccanismi naturalmente, i meccanismi li conoscono solo i padroni universali, ma siete già in qualche misura abituati. I vostri padri in generale non lo sono, non importa quale sia il loro punto di vista politico. Loro sono vissuti in un altro mondo in cui la politica era un'altra cosa. Adesso la politica è tutta su uno schermo, sia esso una televisione, sia esso il vostro computer, sia esso il vostro cellulare.
La politica è quella. Chiunque parla il linguaggio di 25 anni fa non è più comprensibile. Non sanno. Sanno meno dei loro padri, mediamente sono un po' più ignoranti dei loro padri, e pur tuttavia sono più giovani. Altro punto che bisogna tenere presente, perché i vostri padri sono tutti segnati, sono tutti marchiati dalla loro esperienza. E voi state per essere marchiati da un'altra esperienza del tutto diversa, in cui il tasso di democrazia sarà pressoché eliminato. Voi non vivete più in una società democratica, questa società non ha più nulla della democrazia salvo la veste esteriore, il vestito, ma sotto non c'è niente, non c'è più nulla. Le strutture della democrazia sono già state eliminate da tempo e naturalmente tutti ritengono di vivere ancora in queste strutture, quindi si illudono che ci sia un modo per votare. Ieri sera uno mi ha detto, ho fatto un dibattito su web, su YouTube, e uno mi ha chiesto: ma per chi suggerisci di votare? Io ho detto: per nessuno. Non c'è nessuno che meriti il mio voto, il vostro voto, nessuno. Questa classe politica è interamente composta di maggiordomi ignoranti che prendono decisioni, le votano, che sono state costruite altrove, e loro obbediscono perché sono per metà vili e per l'altra metà ignoranti. E quindi, essendo vili e ignoranti, non possono produrre niente di buono. Qualunque cosa dicano è pericolosa perché è fatta da ciechi. La mia risposta è: in questo momento non c'è da votare per nessuno. Il discorso è: che cosa facciamo? È un altro discorso, ma questi non valgono niente. Vengo di nuovo alla questione. Quindi la gente non sa che c'è stato un colpo di Stato, cioè i movimenti, quelli che, di cui adesso parlano tutti i giornali, sì, per esempio le Sardine, sì, per esempio, sì, Greta, sì, sono tutti interamente costruiti a tavolino, o meglio, davanti a un computer. Questo è il primo punto che io ritengo fondamentale, e lo dimostra il fatto che sono improvvisamente esplosi. Io ho un po' di anni sulla mia spalle e so che cosa vuol dire costruire un movimento. Certo. Non si fa in 24 ore. Ci ho provato ripetutamente nella mia vita, ho scoperto che senza soldi non si può fare niente. Non puoi fare niente, quindi questa roba qua viene fuori da qualcuno. E poi soprattutto c'è la prova del 9. Come mai tutte le televisioni, tutti i giornali più importanti, a cominciare da Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa, esaltano questi movimenti? Ma è chiaro, sono gli stessi che li hanno costruiti, che possiedono La Stampa, La Repubblica, e così via discorrendo. Sono gli stessi che agiscono in modo coordinato. I giornalisti che vanno in televisione a fare i talk show fanno parte della stessa commedia. Tutti sentono in modo diverso, non che siano tutti così intelligenti, non vanno a fare di una squadra, ma percepiscono, sanno che cosa devono dire, che cosa devono non dire e che cosa devono esaltare. Quindi la prova ce l'abbiamo con il grande consenso che riscuotono. Stati Uniti d'America, che sono il nostro padrone visibile, ce ne sono altri che non sono visibili. Continua ad essere. Diciamo, ma che gli Stati Uniti sono il nostro colonizzatore. Quell'anno qualcuno negli Stati Uniti ha deciso che bisognava attaccare la Russia e cominciare formalmente una situazione di guerra nei confronti della Russia e della Cina. Le due cose sono collegate, perché oramai è chiaro che per il grande padrone dell'Occidente, che allo stato attuale si considera ancora l'imperatore del pianeta, è giunto il momento di farla finita con gli altri. Dice: perché è giunto il momento? Perché gli altri sono diventati improvvisamente minacciosi? In parte sì, ma in parte perché l'Occidente è nel pieno di una crisi enorme, senza precedenti, per la quale non ha soluzioni. E siccome non ha soluzioni, diventa nervoso. La situazione non corrisponde a quello che sta succedendo, e siccome loro sono molto armati, molto potenti tecnologicamente, all'inizio del secolo XX sulla Terra c'era grosso modo 1.200.000.000 di persone. Alla fine del secolo XX, cioè nell'anno 2000, 7 miliardi. In un secolo è avvenuta una gigantesca trasformazione del mondo. Da 1 a 7, moltiplicazioni per 7 in un secolo sono una cosa enorme. Fino a che loro erano i dominatori, e potevano esserlo perché potevano schiacciare qualunque avversario. Tutte le guerre che sono accadute prima sono state guerre fatte da loro per regolare i conti tra di loro, seconda guerra mondiale o prima guerra mondiale, ma poi il problema è che non restava più nessuno, i piccoli li puoi schiacciare, infatti
a partire dal 2001, 11 di settembre del 2001, credo che lo sappiate cosa è successo l'11 di settembre del 2001, voi lo sapete, ma quasi nessuno se lo ricorda più ormai, è storia. Ma nel 2001 c'è stata la prima grande svolta, il passaggio contro dell'apertura della guerra internazionale contro il terrorismo islamico. In una mattina si è cominciata la guerra infinita, o la guerra che durava un'intera generazione, o la guerra che sarebbe durata 50 anni. Sono frasi che hanno usato loro. La guerra infinita l'ho usata io nel primo libro che ho scritto e che ho intitolato La guerra infinita, perché avevo capito quello che stava succedendo. In quel momento fu un altro momento di consapevolezza della crisi. Fino a quel momento nel mondo c'erano due giganti che si fronteggiavano, Stati Uniti in rappresentanza dell'Occidente, Russia in rappresentanza di tutto il resto. La Russia costituiva l'alternativa all'Occidente. La Russia si è suicidata, il problema era che essendosi suicidata la Russia, l'imperatore non poteva più dire ai suoi seguaci «Siate con me, abbiamo vinto», perché i problemi erano grossi, tenere insieme 7 miliardi di persone è un problema, ci voleva un nemico. E essendo finito il nemico rosso, loro, qualcuno di molto intelligente, veramente molto intelligente e strategicamente intelligente, pensò che ci voleva un altro nemico. Il nemico l'hanno inventato l'11 di settembre. L'attacco dell'11 di settembre 2001 è stato costruito interamente dall'interno dell'impero. Non è vero niente quello che ci hanno raccontato, che era Osama Bin Laden con 19 terroristi, Arabo Sauditi, tutto questo è stato costruito come un grande teatro. Sono morti, certo, sono morti quasi 3.000 cittadini americani, ma chi se ne frega? Quelli che fanno questi disegni, che io chiamo complotti, perché sono dei complotti, poi possiamo discutere come è fatto un complotto, ma quelli che fanno questi complotti sono sempre i potenti. E così l'11 settembre, pensare che 19 terroristi che non parlavano neanche bene l'inglese e che erano semi-analfabeti, che non avevano mai guidato un aereo, si impadroniscono di 4 aerei tra i più moderni del mondo e li scagliano con assoluta precisione, 3 su 4 contro il bersaglio. Ma chi può credere una cosa del genere? Solo un perfetto cretino, oppure solo uno che non sa com'è il mondo. Eppure ci hanno creduto tutti.